i proiettili. Questo è il campetto della municipalità. Tutto questo corridoio qua è tutto pieno di pietre che loro lanciano verso gli occhi. Spendo veramente una parola a favore di questo impianto, che è un impianto molto bello per la verità, sta in una zona difficile e quindi questo praticamente lo espone, come tanti altri impianti, a gravi problemi di vandalizzazione. Quindi abbiamo i lavori sono stati fatti, la piscina è in buone condizioni e quindi sarà riempita a breve. Ci siamo messi d'accordo con i nostri tecnici che quasi certamente dal 20 settembre saremo operativi. Abbiamo già da calendario venduto le ore per questa piscina, prenotato le ore per questa piscina, quindi sarà un impianto a domanda individuale con chi ha prenotato le ore e andrà a regime dal 20 settembre. Provvederemo alla guardiania e alla tutela di questo bel impianto. Infatti però è chiaro che insomma qua c'è una difficoltà concreta a mantenere gli impianti perché io sto lavorando già da 2 anni a PEG zero e quindi ho tutti i miei impianti sportivi in grande difficoltà, però stiamo andando avanti con questo discorso delle sponsorizzazioni, cioè abbiamo aperto ai privati, è possibile nei nostri impianti fare pubblicità a fronte di un intervento tecnico che lo sponsor vorrà fare sugli impianti nostri, quindi ci pare una buona modalità per mantenere i nostri impianti nel migliore dei modi e con i soldi, con i fondi dei privati.